ieri abbiamo rivisto la rivista questo ufficiale capitano militare. Allora, per noi che eravamo soldati, vedere un capitano prete, diciamo prete, era quasi un avvenimento, perché allora ci dice: ben ragazzi, voglio dirvi la messa. Dice la messa, ci porta sotto una pietra e ci dice la messa. Come si dice la messa? Là bisogna ricordare che noi avevamo 20 anni, era un'altra cosa come adesso. 22, 23, va. Quando poi durante la, che si chiamava la predica, sto sermone, comincia a dirci: guardate ragazzi, dovete cominciare da oggi a fare la guerra contro i tedeschi. Per noi, quasi boccia, anche se avevamo fatto la guerra già prima in Montenegro, in Jugoslavia, eravamo tutti stupiti, dice: ma come? Un prete che ci dice che bisogna cambiare? E io mi ricordo sempre di questo capellano militare, che poi l'ho rivisto 25 aprile a Torino, all'insurrezione, che ci ha detto, quasi ci chiedeva perdono, che ci ha detto: fino a ieri, io compreso, vi abbiamo ingannati. Certo, allora, io alpino, soldato, sentire che un capitano, prete, ci dice: guarda che fino a ieri ti ho imbrogliato, ti ho detto delle cose non giuste, perché vi abbiamo esaltato la guerra, il fascismo, e adesso poi da ieri a oggi vi dico che bisogna cambiare. Per noi è stato che ha cambiato. E io ho cominciato a fare il partigiano. Quando è la prima volta che sei venuta su? È stata in Valpellice, sì, sarà stato il 10 settembre. Ah, proprio. Sì, siamo venuti a esplorare per vedere se c'erano dei posti in cui ci si sarebbe potuti sistemare, non tanto io personalmente, ma così un gruppo di giovani che, con cui io collaboravo. Ho capito. E quindi siamo venuti in bicicletta, con l'accorgimento, che è un po' strano, direi vero, molto così poco pratico, che io facevo il capogruppo di una, camminavo in testa con la mia bici e cantavo a squarciagola, col criterio che se per caso si imbroccavano dei tedeschi o dei fascisti cessavo di cantare. Non poteva avvenire il contrario, perché non potevo mettermi a cantare per segnalare che c'era qualcuno, potevo smettere. Però se ti mancava la voce per un'altra ragione. Beh, insomma, così, c'erano dei mezzi un po' primitivi. Sì. La prima banda vera e propria che tu hai visto, quando sei andata in una banda costituita più o meno, insomma, no? Ma era intanto quel gruppetto che chiamavano il SAP, soprattutto Repellice. Qui al SAP tu andavi su a portare... Ma un po' tutto, portavo calze, portavo qualche arma quando la trovavo in città da qualcuno che me la dava, portavo i timbri falsi, le carte false, portavo da mangiare, portavo i pochi messaggi, che insomma l'organizzazione era ancora molto primitiva, quindi quando c'era da comunicare qualche cosa, eccetera. In genere ero sempre molto carica, sì, ma anche di cose che potevano essere delle torte o delle frittate che le mamme mi davano da portare su. Ecco, quando venivo su cercavo di rendermi utile. Quello che forse è da dire è che, specie nei primi tempi, tutto era legato alla spontaneità. Ecco, però l'atmosfera di questa gente com'era? Ecco, era l'atmosfera dei pochi, era di grandissimo entusiasmo. Io
proprio lo dico, come l'entusiasmo del credere di fare una cosa nuova, però nessuno sapeva bene che cosa fosse. Certo. L'8 settembre sono stato testimone delle disastrose situazioni delle caserme italiane, con colonne interminabili di soldati che venivano avviate alle tradotte e poi portate in Germania. Ho sentito la necessità di mettermi in contatto con questi soldati dispersi, soprattutto di cercare un nostro ex allievo, Ignazio Vian, che sapevo che era lì nel Cuneese. Mi sono recato lì, non ho trovato Vian, ho avuto invece occasione con degli amici di Cuneo di prendere contatto con Duccio Galimberti, che organizzava la sua prima banda Italia Libera a Paraluppe. E sono andato lassù con dei rifornimenti, che sapevo che erano molto graditi, del riso e del lardo, ma mi sono portato dietro anche un'enorme pietra sacra, perché avevo la segreta speranza che avrebbero accettato la proposta di dire una messa all'inizio della resistenza. Duccio Galimberti ha accettato volentieri l'idea della messa. L'hanno ascoltata tutti, c'erano anche parecchi israeliti che erano lì nascosti, e poi dopo la messa Duccio Galimberti ha fatto un discorso che per la mia vita è stato un colpo di timone, perché ha accennato a Gesù che aveva mandato gli apostoli nel mondo a predicare il Vangelo sapendo che sarebbero stati tutti uccisi, e ha invitato tutti i membri della banda a dare volentieri la vita per la libertà. È partito con un discorso sulla libertà che ha inciso profondamente nel mio cuore di sacerdote e di uomo. Era andato lassù con l'idea di svolgere il mio ministero di sacerdote, perché sapevo che c'erano uomini in pericolo, ma sono diventato poi un convinto uomo della resistenza, e da sacerdote ho dato tutta la mia collaborazione perché questo programma riuscisse vittorioso. Ecco, lei adesso che cosa sta facendo? Sto dipingendo Duccio Galimberti, traendolo dal piccolo film Pate Bevi, che io ho girato proprio la sua Paraluppe. Io ero un po' un appassionato cineasta, avevo sempre in tasca una macchinetta Pate Bevi rifornita di pellicole, e ho approfittato dell'occasione per cinematografare Duccio Galimberto, i suoi primi uomini, e ho dato poi la macchina a uno dei membri della banda perché registrasse anche qualche particolare della Santa Messa. Aveva anche con me le vaschette per sviluppare le pellicole, perché mi rendevo conto della pericolosità di avere un documento cinematografico così. Thank you.
qui proprio a San Giorgio, nella notte tra il 19 e il 20 settembre dell'anno 1943, è stato compiuto il primo sabotaggio di una certa importanza qui vicino. Una linea elettrica ad alta tensione, 30.000 volt, che dalla centrale idroelettrica di Chiomonte porta energia elettrica a Torino. Ha interrotto l'alimentazione elettrica di Torino, parzialmente, per 2 giorni. In quella notte, non disponendo né di esplosivi né di altre attrezzature, sono stati segati i 4 montanti con un seghetto, con un lavoro improbo di 5-6 ore. Poi, siccome non è caduto, si è saliti sopra, si è preso una corda, in 5-6 l'abbiamo tirato fin quando il traliccio, alto 20-25 metri, si è piegato e oltretutto ha interrotto anche la strada. È stata una roba che ha molto impressionato i tedeschi e la popolazione, che è stata entusiasta. Da Torino partiva un sacco di materiale verso la Germania e allora naturalmente il comitato aveva deciso che questi treni dovevano essere bloccati, quindi si dovevano bloccare sabotando le linee ferroviarie. Allora io venivo su da Cuneo in bicicletta, magari c'era la neve alta mezzo metro, arrivavo fino a San Bartolomeo e poi magari fino alla Certosa con la bicicletta a mano, poi di lì a piedi fino al Pian delle Gorre, oppure trovavo già l'istruttore a San Bartolomeo, il quale mi spiegava come funzionava questo plastico, perché è una cosa che si manipolava su una stufa, no? Al caldo, al calore. Lui la metteva su una stufa che andava a legna e poi come una pasta, come la pasta del pane, la manipolava e le faceva prendere tutte le forme che occorreva. Quindi era adatto per i binari delle linee ferroviarie. E poi mi davano anche le micce, poi i detonatori e questi mi avvertivano, sono sensibilissimi, stai attenta nell'andare giù, va bene, il plastico 4-5 kg per volta dentro le borse, quindi attaccata al manubrio della bicicletta. Le mice intorno alla vita, così parecchi metri girati intorno. E poi detonatori, stai attenta, quindi più di 10 per volta io non potevo portarne perché li mettevo ogni dito col guanti, ogni dito sopra alla mano, un detonatore, poi impugnavo la bicicletta e tornavo a Cuneo. Proibito cadere con la neve, proibito cadere perché mi diceva sta attenta perché salti tu, bicicletta e tutto quello che ti sta intorno con quel plastico che hai.